Buongiorno a tutti, sono Anna Siccardi, autrice della Parola Magica, uscito il 27 febbraio per NN Editore. Ringrazio Martino Baldi per l'invito a presentare il libro con un breve video. E allora vado subito al punto. La Parola Magica è un romanzo. È un romanzo con una struttura particolare perché è composto di 12 capitoli, che apparentemente possono sembrare 12 racconti. Ma che in realtà sono tutti legati tra loro e vanno a formare una narrazione corale. Sono 12 anche perché l'ispirazione mi è venuta dai 12 passi di Alcolisti Anonimi, che uso un po' come un indice narrativo, e anche perché ho deciso di approfondire in questo libro il tema delle dipendenze, dalle più catalogabili come l'alcolismo, alle più sottili come le dipendenze, la dipendenza dagli altri, la dipendenza emotiva, la dipendenza dai propri genitori, quantomeno quelli idealizzati, e anche dall'approvazione dei propri figli. I miei personaggi sono colti in un momento di rottura della loro vita. Sono miei coetanei, sono nei loro 40 anni, quindi idealmente sono personaggi che sono stati adolescenti negli anni 90, decennio che io ricordo bene come il decennio dell'invito alla fuga, quantomeno mentale, no? C'era il bellissimo film di Salvatore Mediterraneo che si chiudeva con dedicato a tutti quelli che stanno scappando. Ecco, il mio libro è dedicato a tutti quelli che stanno tornando, perché i miei personaggi sono già scappati da loro stessi sostanzialmente, rifugiandosi in relazioni sbagliate o in sostanze o in bugie. E adesso stanno cercando un modo di tornare. La Parola Magica è anche un libro in cui ho voluto approfondire un discorso sul linguaggio. Ogni mio personaggio porta avanti due registri linguistici diversi e a volte opposti, cioè il linguaggio reale con cui si sta nel mondo e il linguaggio immaginario con cui si immaginano conversazioni che non ci sono state o si immaginano così, discorsi che non si faranno mai. E è proprio nella distanza tra l'immaginario e il reale che possono misurare la distanza dalla loro felicità. È anche una storia d'amore. La Parola Magica, perché c'è questa storia tra Leo e Anna che noi non vediamo nella sua attualità, nel momento della narrazione la loro storia è già finita, ma continua in qualche modo in un livello appunto immaginario, e chissà, magari si rincontreranno. E a questo proposito volevo leggere un passaggio in cui appunto Leo ricorda com'era stare con Anna. In qualche stanza del passato, in qualche altra parte del mondo, era bastato avere il giusto minibar e Anna accanto per sfiorare lo stato di grazia. Nella sua memoria erano tutte stanze vista mare, anche quando il mare era un parcheggio e i tetti delle auto erano dorsi lucenti di delfini che sorvegliavano il naufragio. Ad Anna piaceva immaginare che non fossero le bottiglie a essere piccole, ma loro a essere giganti, e diceva sempre che la loro storia era come un minibar, con il vino per baciarsi e la vodka per odiarsi, o era il contrario. Di colpo a Leo sembrò che naufragare fosse come baciarsi e odiarsi, che ci volessero almeno due persone per farlo bene. Poteva provare a fare almeno questo con la sua concierge. Lei doveva solo restare ferma dov'era e lasciarsi guardare. Aveva capelli neri e lisci come quelli di Anna, e inclinando un po' la testa e forzando un po' le cose, la linea delle spalle, la postura, poteva sembrare proprio Anna. Anche la finta Tour Eiffel che continuava a fissarlo dalla finestra poteva sembrare quella vera, con un pizzico di fantasia. E invece era un'antenna radio che mandava e riceveva onde invisibili. Gli sembrava quasi di sentirle allargarsi nel cielo come cerchi sull'acqua. Arrivavano fino ad Anna? Se la ragazza seduta ai piedi del letto fosse stata lei, le avrebbe detto «Vieni qui». Lei l'avrebbe ignorato perché quando guardava la televisione traslocava su un altro pianeta e allora lui l'avrebbe abbracciata da dietro e trascinata a sé. Lei avrebbe continuato a guardare la TV e lui avrebbe cercato l'impronta perfetta del suo viso tra il collo e la spalla per raggiungerla sul suo pianeta profumato. Dammi un bacio, le avrebbe detto, e lei probabilmente avrebbe detto no, oppure dopo, oppure aspetta, ma la sua voce sarebbe stata proprio un bacio. La Parola Magica, NN Editore.
Grazie. Ciao.